Siamo qui con Simone Schettino, che ringraziamo per essere qui con noi stamattina. Io posso vorrei cominciare questa chiacchierata con te, se mi consenti, con un ricordo personale, solo mio, sicuramente tu non te lo ricorderai. Spero, voglio dire, sia un piacevole ricordo. Molto piacevole, era un Natale di qualche anno fa, diciamo qualche anno fa. Capitai a casa tua e mi ricordo che a un certo punto, ovviamente non facevi ancora l'attore, ero giovanissimo, a un certo punto però tu cominciasti a raccontare delle cose, barzellette, a raccontare delle cose, tutti quanti noi dicevamo, no, ma è troppo bravo Simone, fa troppo ridere, dovrebbe proprio fare l'attore. E dopo un po' di anni, eccoci qua, e Simone è diventato, come pensavamo tutti, un attore di grande successo. In realtà ciò che hai detto a me fa piacere, anche se sconfessa ciò che fino ad oggi sostenevo. Perché io ho sempre detto che non ero assolutamente portato per fare questo mestiere, soprattutto il comico, anche perché avevo una faccia un po' da orso all'epoca. Ma se tu mi dici questa cosa, io non solo ci credo, ma ne sono felicissimo. Tra l'altro oggi chiaramente sono in una veste inusuale, che la maggior parte delle volte che esco in video è sempre per un argomento inerente alla comicità. Oggi invece parliamo di una cosa piuttosto seria e delicata, per cui sono favorevolmente disposto a parlarne, e si tratta di un argomento che mi ha colpito particolarmente. Infatti è proprio questo il motivo per cui siamo qui. Tu hai dato la tua disponibilità a essere una sorta di testimonial di questo evento che stiamo organizzando per un nostro amico che vive in Guatemala ed ha un serio problema con la mala sanità di quel paese. Questa è una di quelle notizie che non fanno notizia, cioè che non vengono quasi mai raccontate, per le quali c'è bisogno di una grande mobilitazione di persone semplici, persone normali, che riescono, come noi e anche tu in questo caso, a accendere un attimo i riflettori su le zone oscure, le persone in difficoltà. Noi siamo qui perché il nostro amico Claudio, che vive in Guatemala, ci ha chiesto aiuto, lanciando un messaggio su Facebook in maniera così disperata. Un messaggio che noi abbiamo raccolto e che hai raccolto anche tu. Ma ti confesso che basta vedere il video di Claudio su internet, sul web, per capire che non si può non rimanere coinvolti. Tra l'altro qua vogliamo un discorso abbastanza delicato e, come giustamente hai detto tu, da generalizzare ad ampio spettro. Mi riferisco al tema della solidarietà, che è ben diversa dall'elemosina, che è già aberrante di per sé. E noi sappiamo che, voglio dire, in una realtà così difficile, quando hai un problema così grande e devi sottostare purtroppo a dei poteri forti, basta vedere il video per capire quale argomento si tratta. Io consiglio di vederlo piuttosto che parlarne io, perché la dignità con cui si è espresso Claudio è straordinaria, nonostante la sua grande tragedia. Dicevo, spesso quando dipendi da tali poteri forti, l'unica alternativa a cui uno si affida molte volte è affidarsi a un potente di turno. Però questo implica una cosa, il disobbligarsi in futuro. Ciò che invece la solidarietà assolutamente non prevede una cosa del genere. Per cui per me chiaramente è al primo posto in assoluto e deve essere fatta con piacere. Molte volte io ritengo l'elemosina un termine aberrante, perché viene usata per stare un po' a posto con la coscienza. La solidarietà non include nulla di tutto ciò. Si fa in modo spontaneo perché viene fatta con piacere e soprattutto perché ritengo che sia una, voglio dire, una delle armi più valide per combattere appunto il potente di tutto. Domenica 27 aprile tu sarai dei nostri in questa bellissima giornata di mobilitazione per Claudio, una giornata che comincerà alle 11 e finirà a mezzanotte.
grazie alla Social Open Space, che è questo centro sociale molto bello che c'è a Castellammare. E abbiamo avuto per questa giornata disponibilità di attori come te, di musicisti, anche di fornitori, per cui ci sarà anche un buffet di intrattenimento per i bambini, musica, teatro, insomma una giornata piena per cercare di, alla fine, di raccogliere fondi per Claudio. Ora, tu che messaggio vuoi dare agli stabiesi che ancora non sanno e pensano ma che è sta cosa? Invogliamoli a venire. Ma innanzitutto, diciamo, stabiese è fondamentale, ma anche chi non è stabiese può venire. Chiunque, voglio dire, abbia a cuore una situazione del genere. Ripeto, per quello che mi riguarda basta vedere il video per rimanere coinvolti. Io posso capire la diffidenza di alcuni, perché oramai si sa, sorgono associazioni di beneficenza, di solidarietà, spuntano come i fumi, però io dico sempre, c'è una cosa che più o meno attesta la veridicità di un'associazione, e quando ci troviamo di fronte a una mega organizzazione dove vengono spesi fior di quattrini per pubblicizzare l'evento, allora già sta qualcosa di strano. Io penso che quei fior di quattrini possano essere investiti per la causa della beneficenza. Invece qua stiamo facendo tutto in modo artigianale, una telecamerina nostra, audio fatto col computer o addirittura col telefonino, quindi veramente parliamo di una cosa fatta col cuore. Non c'è questa mega pubblicità che in genere avviene per questi eventi di beneficenza. Più di questo non posso dire. È chiaro che il diffidente di turno sarà forse anche qualcuno che è poco interessato. Per il resto io ho aderito con piacere, nonostante per me è una giornata lavorativa, essendo un fine settimana, ma comunque ho garantito la mia presenza per un tot dell'evento. Quindi è l'unica cosa che mi sento di dire. E il resto, la macchia nella verità, ancora non è stata inventata. Un raffiuto uno può pensare se ne vale la pena o meno, e soprattutto quanto può essere vero tutto ciò. Simone, anche Claudio sarà con noi quella sera, ovviamente non fisicamente perché è impossibilitato, ma grazie alla tecnologia noi abbiamo organizzato un collegamento via Skype, per cui Claudio interverrà in diretta nella nostra serata. E così è un modo per stare tutti quanti insieme, tutti vicini, e fargli sentire concretamente la nostra solidarietà. E quindi se grazie alla tecnologia e grazie a Skype quella sera, nonostante non sia presente fisicamente, Claudio comunque potrà essere con noi, io mi auguro alla fine che, grazie poi alla solidarietà che non ha nulla a che vedere con la tecnologia, Claudio un domani possa essere presente anche fisicamente insieme a noi per una serata a festeggiare la sua definitiva guarigione.